Buonasera a tutti. Dopo aver parlato dei problemi dei lavoratori che hanno scelto di rivolgersi a Positano News, stasera abbiamo avuto decine e decine di lavoratori a tempo determinato che non sono stati previsti dal decreto che ha previsto i lavoratori stagionali e lavoratori in un'altra categoria. Ora parliamo d'altro. Sentiamo con noi in diretta c'è il sindaco di Positano, Michele Lucia. Buonasera, sindaco. Allora, abbiamo sentito oggi De Luca che ha detto chiudiamo tutto, siamo chiusi e basta, e chiudiamo anche le frontiere. Non lo so, una volta eravamo una repubblica marinara, la costiera amalfitana, proponiamo di fare una repubblica un'altra volta marittima, come abbiamo fatto una volta, non lo so, cosa ci dici? Vabbè, cominciamo da questo, poi sindaco, dici tutto che noi ti ascoltiamo. Ma il nostro governatore, come sempre, con le sue affermazioni, ci dà sempre da che parlare, da che insomma riflettere. Io insomma, concordo con lui solo sull'aspetto della sicurezza e questo chiaramente dobbiamo essere tutti responsabili ad iniziare la vita, la nuova vita e ad iniziarla secondo i canoni che ci viene dettato dal Comitato Scientifico per la Sanità. Certamente quello che sta facendo De Luca secondo me è inappropriato, cioè continuare a tenere tutto chiuso oppure dire noi non facciamo entrare le persone delle altre regioni significa che non vuole far entrare sicuramente neanche persone che vengono dall'estero, perché a quel punto credo che quello sia il senso. E allora non capisco questa fase 2 che cosa significa. Ripeto di nuovo, tutto va fatto nella massima tranquillità e serenità sanitaria. Però è chiaro che io non posso comprendere perché le pizze si possono fare in tutta Italia e portate a domicilio e in Campania non si possono fare. Però, ripeto, la Campania ha questo triste primato, come un po' di anni fa, se ricordate, è vero che stiamo parlando di altra materia e di altra cosa, ma un certo presidente Bassolino si arrogò il diritto di privare tutta la regione Campania di un condono fatto dal governo centrale. Per cui non siamo nuovi a questi tipi di governatori, io dico dovremmo porre anche fine a questo tipo di cose. Però ripeto, al di là dei fatti, adesso insomma, anche dal governatore De Luca, dove insomma, ha esposto una serie di misure, ci aspettiamo nel concreto che dia una mano agli enti locali e soprattutto alle famiglie e agli imprenditori, che chiaramente, come tu hai detto prima, hai avuto decine di telefonate, chiaramente praticamente rimaste escluse da qualsiasi provvedimento, sia governativo che regionale. Per cui io dico di fare meno tweet, come ha detto il governatore, ma fare più fatti, ma non solo una parte. Tutti quanti assieme bisogna sedersi e trovare le soluzioni per far ripartire questa fase 2, farla ripartire bene e farla ripartire in sicurezza. Sicuramente, sindaco, molti infatti speravano di poter almeno fare qualcosa, perché poi certo non possiamo vivere tutti i sussidi, poi fra l'altro si dimenticano centinaia di persone che stanno letteralmente morendo di fame. Stasera ho intervistato una guida turistica, Giorgio Lorenzano, conosce cinque lingue perfettamente, una persona di una cultura enorme, due lauree, eccetera. Detto Michele, guarda, io no, quasi con le lacrime agli occhi, ho detto io non so come fare, perché praticamente no, il lavoro non ne avrà, non ce n'ha, e il governo non l'ha preso minimamente in considerazione. Cioè, questo è solo un caso, però dico, siamo. Il paradosso è che oltre a non guadagnare, lo Stato tra poco gli chiederà anche le cose da pagare, come chiaramente glielo chiederanno tutti se non intervengono fatti concreti nel dire insomma, in qualsiasi modo e maniera che loro intendono fare, di fare un anno bianco, cioè dove non si pagano le tasse, dove si sta vicino alle persone in difficoltà, che sono tantissime. Purtroppo, se in un paese come Positano incominciamo ad avere seri problemi, immagino in altri posti che problemi ci possono essere. Sicuramente.
perché come oggi abbiamo detto, fatto questa riflessione, tanto di cappello a fare lo sceriffo, cappello a chiudere tutto, però è facile dire dovete stare chiusi in casa, tutto a posto, però riuscire a dire dobbiamo convivere con questo virus in massima sicurezza, come fare per andare avanti, lì secondo me casca l'asino, perché poi alla fine... La vera sfida, ripeto, i contagi in Campania sono stati molto limitati, chiaramente grazie ai provvedimenti che ha prodotto la Regione Campania, che ha prodotto lo Stato, ma soprattutto la responsabilità, perché i provvedimenti che c'erano in Campania più o meno erano anche nel resto d'Italia. Chiaramente i campani hanno dimostrato di essere persone serie, persone per bene, persone rispettose delle leggi. Però adesso c'è bisogno di dare una speranza, di dare oltre alla speranza anche delle certezze ad un popolo che è stato ligio a tutto quello che gli è stato chiesto, che è stato fatto. In questi giorni stai notando particolari problemi, cioè anche Positano comincia a soffrire questa situazione, diciamo, anche se è un paese dove si sta bene, però la gente comincia anche qui a soffrire. Cioè, trovi al comune, come state lavorando? La mattina vi sentite in videoconferenza, fate il punto della Diciamo situazione. Con la... che Poi c'è anche un bel rapporto con la minoranza, da quello che ho visto, a differenza di altri comuni. State lavorando insieme per il paese come in questo momento, giusto? devo dire che anche i consiglieri di minoranza sono sempre molto attivi, molto presenti sulle questioni. Da questo punto di vista siamo nella stessa barca, io l'ho detto subito. Insomma, non è che c'è una parte politica o non una parte politica. Tra l'altro siamo anche a scadenza di mandato, per cui insomma ci apprestiamo, spero presto, alle future elezioni. Per cui insomma da questo punto di vista insomma, si sta lavorando in maniera egregia tutti quanti assieme, anche i dipendenti comunali stanno facendo la loro parte. Ripeto, in pochissimi giorni siamo riusciti a distribuire, prima di Pasqua, credo che siamo stati uno dei pochissimi comuni a distribuire con ampio margine prima di Pasqua i buoni mensa, insomma, consentendo a circa 100 nuclei familiari di poter vivere perlomeno le feste pasquali in un determinato modo. Insomma, noi stiamo facendo tutto quello che è possibile, chiaramente con i mezzi che abbiamo. Chiaramente, come ho già detto in più occasioni, c'è bisogno di un intervento del governo centrale anche per i comuni e soprattutto per i comuni turistici, sia per quanto riguarda le famiglie che chiaramente ancora non vedono e non capiscono quando possono riprendere il lavoro, sia per gli imprenditori, ma anche per l'ente locale che ne soffrirà di questa situazione, visto che ha, e lo ribadisco ancora una volta, dallo Stato Positano da diversi anni prende zero trasferimenti, per cui questo non è possibile per il 2020, per questo stiamo a più riprese e con tutte le forze che si rendono disponibili a dialogare con l'ente locale, sto facendo presente quali sono le problematiche che diciamo così secondo me vanno risolte. Ripeto, ma non ne dico una che insomma lunedì cercheremo di proporre un nuovo emendamento, è quello di per quanto riguarda l'IMU delle categorie D, l'IMU allo Stato dovrebbe già un primo punto molto importante che ci darebbe la possibilità di andare avanti e di garantire tutti quei servizi che chiaramente dobbiamo garantire. Va bene, questa è un'ottima proposta, mi sembra concreta, anche perché veramente si è in difficoltà e poi soprattutto dei comuni turistici se vogliono rilanciarsi debbono avere risorse che non hanno. Quindi Sindaco, ti ringrazio per il tuo intervento, grazie ancora per il lavoro che fate, buona serata, grazie, buona serata. Grazie a voi, Ciao buona Sindaco, serata a tutti. buona serata. È stato abbastanza chiaro, una proposta molto concreta, molto, credo, fattibile. Infatti l'IMU, il trasferimento, lo Stato non vuole fare trasferimenti, non si prende altri soldi dai comuni che stanno in ginocchio. Mi sembra proprio una cosa chiara, a meno che veramente qua a
saremo in difficoltà enormi. Vi ringrazio a tutti per l'attenzione e buona serata da Positano News. Grazie ancora.